Gian Piero Gasperini, si riesce a commentare questa partita? O l'amarezza è tanta? Allora, l'amarezza è tanta per il risultato, perché insomma in queste condizioni, anche un po' di emergenza se vogliamo, siamo riusciti ad andare molto vicino a vincere. Solo un po' di emergenza, direi che questa è emergenza piena. Sì, no, d'accordo. Per però quanto si siano comportati bene i sostituti? Chi ha giocato comunque in modo straordinario e abbiamo pagato un po' il finale, ma su questo campo lo pagano in tanti, perché poi loro hanno trovato questo episodio del 2-1 e ha riacceso un po' tutto quanto l'ambiente che sembrava un po' assopito, e lì è nata un'altra partita, ha messo dentro tante punte, però lo sapevamo che arrivati nel finale poteva succedere questo e non siamo riusciti a fare il terzo gol, se no chiudiamo la partita, e a reggere un po' di più su questi cross, un po' di fisicità in più, dove loro hanno trovato poi i due gol che gli hanno consentito di vincere. Ha dovuto cambiare anche Demiral, infortunio anche per lui, stava giocando bene. Sì, soprattutto nel gioco aereo per noi era importantissimo, però ci rimane un po' di... però devo fare anche tanti complimenti ai giocatori, perché è chiaro l'amarezza della sconfitta, però giocare in questo ambiente, con questa personalità, arrivare così vicino anche a vincere, se vogliamo, è comunque un grande merito. L'Atalanta c'è, non ha subito, sì, ha subito, però ha retto bene, nel senso che c'è, ci sta, e adesso se la gioca, perché ci sono tre partite. Ah, sicuro, adesso poi tra 15 giorni ci sarà il ritorno a casa nostra, sarà un altro tipo di partita, dobbiamo stare molto attenti, perché abbiamo visto che loro negli spazi sono veramente pericolosi. Però se abbiamo avuto la possibilità di andare vicino qui, dobbiamo avere anche fiducia di poter vincere la gara di ritorno, e non so, in tutti i modi è una qualificazione che si deciderà ancora più avanti, però i punti bisogna cercarli in ogni gara.